una enorme pentola nella quale cuociono iperbolici spaghetti, il fondo di una piscina olimpionica con tanto di blocchi di partenza e corsie, una tavola rovesciata con le pareti formate da una tovaglia in stile rustico. Queste insolite aree di ristoro VIP che gli chef dell'Unione Italiana Ristoratori hanno gestito all'interno del Salone del Mobile di Milano hanno suggerito quanto funzionalità e creatività in cucina ricoprano un ruolo di uguale importanza. Ogni singolo oggetto deve poter rispondere a canoni di utilità e di bellezza che lo rendano indispensabile e nel contempo esteticamente gradevole. La pentola da strumento di cottura lo facciamo diventare elemento di arredamento, diventano una fioriera, diventano un orto, diventano una seggiola e diventano un puff. La pentola a 360 gradi nel materiale alluminio, quindi riciclabile ed ecosostenibile al 99,9%. La novità importante è quello dell'applicazione di cottura a induzione su tutti gli strumenti di cottura. L'induzione sempre di più si sta spingendo in avanti, si sta spingendo verso la casa del futuro. Ogni materiale può essere utilizzato sulle piastre di induzione, cosa che invece era molto limitata all'utilizzo solo e esclusivamente dell'acciaio. La creatività è figlia della ricerca e la scoperta di nuovi colori e nuovi sapori può avvenire solo esplorando orizzonti non consueti. Abbiamo lanciato questa nuova linea di sali colorati, esotici, che arrivano da tutte le parti del mondo. Ci sono tre sali che arrivano dalle isole Hawaii, infatti hanno preso il colore di questa bellissima isola prendendo il sale nero delle Hawaii, poi c'è il sale rosso delle Hawaii, che questo è un fondale sulla salina che è fatto di argilla e quindi prende giustamente il colore rosso e il sapore un po' di ferro. Invece il terzo è il sale verde, questo è stato mischiato all'estratto di foglie di bambù e quindi prende un bellissimo colore verde smeraldo e ha un gusto e un odore anche forte di erba. Il sale poi che arriva dall'Himalaya è il sale rosa, quello diciamo più diffuso in Italia, è tratta proprio da questa montagna, da questa roccia che ha preso infiltrazione minerale per millenni e quindi è diventata rosa proprio naturalmente, ricchissimo e molto pura di sodio. Il quinto prodotto che abbiamo lanciato è un sale molto speciale perché arriva dall'Australia, è un sale di fiume come esiste in pochi ed è un proprio sapore delicato, è fatto a fiocchi e non è salato come un sale marino, è quasi dolce come gusto. Infine l'ultimo sale è un sale molto più deciso perché è stato affumicato con legno di faggio, dunque è un sale che è molto forte sia di odore che di sapore perché sembra quasi mangiare specco, salmone affumicato. Cucina e creatività sanno unirsi in mille modi, come ha dimostrato una originale iniziativa promossa dalla Madi Ventura, azienda presente all'interno delle aree di ristoro del Salone del Mobile. Questo è un quadro di Concetto Pozzati, è stato realizzato per Ventura, che è una delle aziende principali nel settore della frutta secca. Il quadro di Pozzati è stato riprodotto con una tecnica artistica in 30 esemplari destinati ai chef del circuito Alma disegnati da Ventura. Direi che la frutta secca è un alimento ideale da consumarsi in qualsiasi momento della giornata e naturalmente in cucina. Beh, al Salone del Mobile siamo presenti, ci sono tre chef che stanno realizzando per noi delle ricette, tutte naturalmente con frutta Ventura. Thank you.